E bentornati sul canale. Oggi non sono solo, ma ho compagnia perché parte una nuova serie di video BBQ Lab and the Butcher. Insieme al mitico Simone di My Barbecue andremo alla scoperta di tagli di carne, tipologie di cottura, tecniche, quindi sarà un fantastico viaggio insieme. Oggi insieme a Simone scopriremo lo spinacino, che in gergo barbecue è conosciuto come tri-tip. O tri-tip, adesso la pronuncia esatta è... non la conosco. Perché è chiamato così? Perché ha una forma triangolo e di fatto ci sono tre punte. È un taglio di manzo. La tecnica di cottura che affronteremo oggi è quella che vuole simulare un pochettino di più lo stile Santa Maria. Santa Maria è una zona della California e lo spinacino è estremamente famoso lì, è proprio quasi un piatto tipico. Lì viene cucinato in questi barbecue che hanno una griglia regolabile in altezza. Questo perché nella prima fase di cottura si partirà con una distanza un pochettino più alta perché le braci sono più forti e poi man mano si abbassa la griglia avvicinandola alle braci per creare una crosticina. È un taglio che si fa quasi ad arrosto alla fine, il risultato finale è di un tipo di un roast beef. Ed è veramente veramente interessante. Sul nostro blog trovate un bellissimo articolo dedicato a questa tecnica di cottura. Vi lascio qui sotto in descrizione il link per gustarvelo e leggervelo. Prima però mi piacerebbe sentire da Simo qualche dettaglio in più sullo spinacino, l'anatomia del taglio, insomma raccontacelo. Allora partiamo. Lo spinacino è un taglio di carne ricavato dal quarto posteriore dell'animale, quindi parliamo della coscia. È un taglio di seconda categoria, quindi è un taglio un po' più economico, se vogliamo. Un po' più economico, sì, più economico. Sicuramente ha un sacco di varianti su cui si può spaziare, perché è un taglio che veramente si presta a un sacco di tipi di preparazioni. Per esempio, lanciamene qualcuna. Possiamo la classica tasca che siamo abituati a preparare che, noi. Che è quello ripieno. Parliamo dello Zola. Quello Zola, quello lì, bello goloso. Lo sapete già, dai, lo spinacino è il nostro must come piatto. Poi, vabbè, dal classico roast beef all'inglese, o si può fare anche brischettato. Diciamo che è uno di quei tagli che dà largo spazio alla fantasia, puoi è giocarci veramente interessante. In un sacco di modi. E oggi Simo, che spinacino mi hai portato? Allora, abbiamo preparato uno spinacino di vacca d'alpeggio, che è una nostra selezione, di cui andiamo molto fieri. Quindi è una bestia nazionale? È un prodotto 100% nazionale, wow. È qua delle nostre parti, diciamo per farvi capire, per localizzarlo è tra la provincia di Como e la provincia di Monza Brianza. Ah, quindi proprio super local, super del territorio, bellissimo. Super diciamo che è un prodotto un po' più ricercato, un prodotto diverso da quello che ci propone il mercato, perché è un prodotto ricercato in base a dei canoni ben precisi, quindi andiamo a valorizzare, a vedere sì. Quello che è la mezzena in osso per valutare un po' la forma. Che tipo di vita ha vissuto questo animale. Riesci a capire poi, immagino, fondamentalmente l'amarezzatura. E poi da lì andiamo a vedere ovviamente il grado di amarezzatura, che per le nostre preparazioni è fondamentale, perché abbiamo bisogno di quel succo, di quel sapore che solo l'amarezzatura nella carne ci può dare. Che per chi non lo sapesse, correggimi se sbaglio, quando vedete il pezzo di carne sono quelle venature bianche che trovate all'interno. Più vedete venature bianco, più questo grasso in cottura col caldo si scioglie e rende la carne umida, succosa e super saporita. Assolutamente sì. In questo pezzo vedo un'amarezzatura incredibile. Diciamo che una volta che lo pulisci viene fuori quello che è effettivamente il taglio di carne. È molto importante questa fase qua in questo tipo di taglio, perché riusciamo a identificare bene il verso della fibra. Quindi noi sappiamo che la carne va tagliata contro fibra. Quando è cotta, quindi una quando volta cotta. Però è ovviamente vedendola da cruda tu hai già un'idea di come si va a sviluppare la fibra e di come andare poi a tagliare il taglio una volta preparata la tua preparazione. E so che nello spinacino è importantissimo il taglio perché la fibra scorre in due modi. Allora differenti. Diciamo che abbiamo due fasci muscolari che vanno a incrociarsi e per questo va a creare questa tipica forma a triangolo. Sì. E abbiamo queste tre punte. Il trucco sta andare a vedere in che senso fila l'amarezzatura, dividerlo e andare a scalopparlo andando a tagliare ovviamente sempre contro fibra. Simo, spiegaci e innanzitutto facci vedere cosa dobbiamo fare come prima fase, diciamo.
Per questa preparazione non abbiamo bisogno di grassi esterni, quindi andiamo a fare una pulizia cercando di tirare fuori il più possibile tutta quella che è la carne. Andiamo a pulire bene tutte le sue silver skin che rimangono fuori. Quindi che è quella pellicina un po' quasi bluastra che si vede. Sì, al tatto e al gusto non è così rilevante, però quello che ci interessa a noi è far penetrare bene il rub. Sì. Sì, sicuramente nella prima fase di marinata. Che poi in cottura aiuterà a dare più gusto a tutto il nostro taglio di carne. Più liberate la carne dal grasso superficiale, gli aromi, la affumicatura, il grasso che cola, è tutta roba che penetra di più. Tanto abbiamo comunque uno spinacino dove il livello di grasso è già dato dall'amarezzatura, quindi non ne abbiamo bisogno, di aggiungerne ulteriore. Oggi come rub ho scelto di usare il gaucho di Angus & Doink, perché è un rub che ricorda i sapori del Sud America, dove un po' l'influenza in California si sentono molto bene. Abbiamo queste note erbacee, abbiamo questa grana molto grande che in cottura poi si tosterà un pochettino e darà un'esplosione di profumi incredibile. Ha una nota piacevolmente piccante, ma veramente quasi impercettibile. La cosa da fare, come al solito, è mettere un velo d'olio, una bella spolverata di rub su tutti i lati, una piccola massaggiata, e poi vi consiglio di far riposare la carne in frigorifero per almeno un'ora. Questo permette al rub di mischiarsi con i succhi della carne e di creare dei profumi e delle intensità veramente veramente eccezionali. Come barbecue oggi utilizzeremo fornetto razzo, perché è un barbecue che riesce molto bene a simulare lo stile di Santa Maria. Abbiamo una buona distanza con le braci che possiamo regolare a seconda delle esigenze. Possiamo alzare il cestello carbone, possiamo abbassarlo, possiamo alzare la griglia e possiamo anche togliere i moduli per avere veramente un controllo sulla brace eccezionale. Noi oggi toglieremo un modulo, quindi uno stacche, per avvicinare la griglia alla brace, facendo sì che la carne arrivi al grado di cottura desiderata, si creano dei bei profumi, ma le fiammate sono abbastanza distanti, quindi eviteremo di avere una crosta esterna bruciata, ma prenderà un color mogano meraviglioso. La temperatura di esercizio sarà attorno ai 170-190 gradi. Diciamo che è una cottura che comunque va vista ad occhio. Se vediamo che la brace è troppo forte, alziamo. Se vediamo che sta andando troppo lì lento, quindi la cottura, il grado interno di cottura sta salendo, ma la carne non sta prendendo un bel colore, abbassiamo. Ovviamente, per monitorare il grado di cottura, oggi utilizzeremo Meter. Meter è un termometro senza fili, a mio avviso comodissimo, per due motivi. Ovviamente il primo, non avete fili in giro per il barbecue. Il secondo motivo è che è un termometro doppia sonda, la punta misura l'alimento, la coda del termometro misura la camera di cottura. Attraverso l'applicazione di Meter voi potete impostare il grado di cottura desiderato, Meter intreccerà i dati e vi saprà dire tra quanto siete pronti. Ed è secondo me un dato fondamentale, perché vi dà un'indicazione di massima di quello che saranno i tempi di cottura. Visto il livello di marezzatura, Simo, io per questa tipologia di carne direi di optare per una media cottura, quindi sì, tra i 57 e 60 direi. Abbiamo bisogno di far sciogliere comunque quella che è l'amarezzatura interna, e quindi sicuramente dobbiamo portarla a un target da 57-58. Ricordate sempre, quando avete davanti un pezzo di carne, guardatelo, se è ben marezzato come questo avrete un'esperienza migliore a media cottura. Ovviamente se avete uno spinacino non a questo livello di marezzatura, state su una cottura al sangue, quindi 52-53. Quando scegliete una temperatura target, valutate sempre la carne che avete davanti, quindi guardatela, informatevi, capite la frollatura, il grado di marezzatura, e lì avrete delle esperienze veramente incredibili. Non basatevi, la bistecca la voglio sempre al sangue. Andate a mettere la carne nel vostro barbecue e andate a girarla più o meno ogni 20 minuti circa. Questo permetterà di creare una crosticina esterna estremamente uniforme, senza bruciature. Il nostro beater ci ha segnalato che mancano 5 minuti prima della fine della cottura. Quindi andiamo a dargli un'occhiata e
Simo, già così io ho una collina in bocca incredibile. Allora, il profumo è qualcosa di veramente disumano. Il profumo del gaucho è tanta roba. Il colore che sta prendendo... Ah, vedete questo color mogano che non è bruciato, ma vedete che c'è una crosta croccante. Cioè, è già incredibile. Non vedo l'ora di tagliarlo e di mangiarlo perché... Fremo. Ricordatevi sempre di far riposare la carne prima di tagliarlo. Questo permetterà ai succhi di essere meno viscosi ed evitare che al taglio vanno tutti sul tagliere, ma invece rimangono all'interno della carne, rendendola più succosa. In questo senso Meter è estremamente comodo perché ti calcola anche quanto deve durare la fase di riposo. Prima di tagliarlo, ricordatevi sempre il discorso che ha fatto Simo della fibra, perché è fondamentale tagliare la carne in modo corretto. Tagliare lo spinacino non contro fibra, credetemi che cambia l'esperienza al palato da così a così. Simo! Fallo tu però, perché io ho paura di sbagliare. Siamo qua apposta. Siamo qua apposta. Una volta pronto il nostro spinacino, facciamo riposare. Finita la sua fase di resta, andiamo a tagliarlo. Seguiamo sempre la venatura della carne. Ovviamente da cotto avremo un po' più difficoltà a riconoscere la fibra. Ci siamo aiutati già all'inizio. Può aiutare tagliarlo a metà? Sì. Così che più o meno riesci a capire già come sta andando. Allora, assolutamente sì, lo tagliamo a metà per comodità, perché giustamente avendo due fasce muscolari hanno due modi di tagliarlo completamente diverse. Andiamo a tagliarlo contro prima il primo pezzo, la parte diciamo un po' più triangolare rispetto al codino che va a finire finale. Quindi lo tagliamo per metà seguendo la fibra. Sì. Dopodiché, perfetto, staccato e diviso in due pezzi, andremo a seguire ovviamente sempre la fascia e la fibra della carne, in modo da andare a tagliare completamente contro fibra e andare a spaccare quello che rimane della... Praticamente il concetto qual è? Fate fare al coltello quello che invece dovrebbe fare la vostra bocca, no? Se voi tagliate a favore di fibra, la fibra è già spezzata, quindi voi mettete in bocca sto boccone e si scioglie da solo. Quando poi si parte da una carne con il livello di marezzatura, con l'attenzione, la razza, credetemi che la mettete in bocca è come burro. Come mangiare burro. Un'esperienza unica, diciamo. Allora, Simo, parto io perché c'è questa vacca dal peggio, è qualcosa di incredibile. È difficile sempre spiegare un po' il gusto in video, ma ci provo. La metti in bocca e si scioglie. Senti questo gusto intenso, però non è di quei gusti che ti stufano. Io sto spinacino qua me lo mangerei tutto, non mangi un boccone e non vedi l'ora di mangiare l'altro, è veramente incredibile. Poi questa tipologia di cottura dà dei profumi, l'affumicatura naturale, quindi il semplice grasso che è colato sul carbone. Non l'abbiamo detto, oggi come carbone abbiamo usato il Palo Santo, che è un carbone che ha già di per sé un potere aromatico incredibile, quindi... Io consiglio sempre col Palo Santo, soprattutto per questa tipologia di cotture che si lavora a temperature piuttosto elevate, non va aggiunto né chunks né niente, va sentito in purezza il carbone. E poi niente, cioè senti il gaucho, le erbe, questa nota erbacea che ti riporta proprio in Sud America, cioè, incredibile. Un'esperienza unica, perché sicuramente il taglio già di partenza è un ottimo taglio, perché abbiamo una buona marezzatura, abbiamo sicuramente una bella succosità. Preparato e lavorato così, sicuramente anche il fornetto ha fatto la sua parte, perché parliamoci chiaro, è la possibilità di gestire molto bene l'altezza della carne in cottura, quindi poi controllare quelle che sono le fiammate e tutto quanto. Si crea una bella crosticina, color mogano, bello affumicato, viene fuori una roba del genere, cosa fai? Lo mangi. Pura goduria, libidine completa. Esatto. Allora, siamo giunti alla fine di questo primo episodio della serie BBQ Lab and the Butcher. Ne vedremo delle belle, con Simo abbiamo già messo giù un programma di cose molto interessanti. Ricordatevi sempre di seguire tutti i nostri canali social per rimanere aggiornati su tutto quello che facciamo. Seguite anche Simo e tutti i ragazzi di My Barbecue sulla pagina My Barbecue, perché ogni tanto mettono di quelle stories e di quei post della carne che arriva lì che è da acquolina. Andate a visitare il sito perché troverete delle cose veramente interessanti. Direi che se il video vi è piaciuto mettete un like, ricordate di iscrivervi al canale, se avete ulteriori domande, qualsiasi cosa, scrivetele qui sotto nei commenti e possiamo salutarci, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!